Abbiamo cambiato un po' la visibilità di questo video e allora oggi parliamo di che cosa? Di tre motivi perché non trovi l'uomo giusto, quindi tre cose che ti dicono più o meno la motivazione che magari ti fanno capire più o meno il motivo del perché non riesci a trovare l'uomo giusto. Allora, cerchiamo di raggiungere e capire perché quindi non trovi l'uomo giusto. Ti ricordo sempre, prima di andare avanti, che in descrizione qui sotto trovi il link al mio libro. Trovi il link per una consulenza gratuita conoscitiva, valutiamo se poi ti posso venire incontro. Trovi anche il mio numero di telefono, come al solito. Ma vediamo insieme di che cosa andiamo a parlare. Allora, inoltre iscriviti al canale, mi raccomando, e seguimi su tutti i social, TikTok, Instagram, sono dappertutto, basta che scrivi il mio nome e cognome per trovarmi. Allora, questi tre motivi sono abbastanza semplici. Il primo è perché non sei una persona specifica, non che tu non abbia una specialità all'interno della tua vita, eccetera, non faccia cose specifiche, ma piuttosto perché non hai un'idea chiara su quello che vuoi. Una delle cose che suggerisco in generale, che tra l'altro ho studiato ovviamente da altri esperti, ma questo l'ho studiato un sacco di tempo fa, a tempo in memore, o in memore come si dice, è quella di crearsi una sorta di lista potenziale che ti possa far capire quale potrebbe essere la tua donna ideale o comunque una donna con la quale potresti affiancare bene. Ti faccio degli esempi. Magari potresti mettere all'interno di questa lista, darti un massimo di 10 caratteristiche diciamo indispensabili che ha questa persona e 10 contro che può avere, che puoi sopportare. Ad esempio, un contro che puoi sopportare è il fatto che sia una fumatrice o un fumatore, invece la caratteristica indispensabile è che sia alta non più di 1,70 perché magari tu sei troppo alto o troppo basso, o magari perché tu come donna ti piacciono gli uomini che sono alti e tu metti come caratteristica almeno 1,80. Questa è una caratteristica indispensabile, così non uscirai mai con quelli che sono alti quanto te. Può essere una caratteristica sia fisica, sia mentale, comportamentale e di stile funzionale all'interno della coppia. Tipo, devo starci bene, deve essere una persona poco impegnativa, deve essere un uomo poco impegnativo, deve essere un uomo poco manipolatorio, poco impegnativo, alto 1,80, 1,80 più, occhi per forza neri. E poi magari con i contro metti fumatore, non è un problema, metti che ne so, bevitore occasionale, non è un problema, poco bravo a comunicare, non è un problema perché io mi espongo, eccetera, e questo ti aiuta a essere più specifica. È un esempio, fatti questa lista dove i contro sono dei contro che accetti e i pro sono dei pro che ovviamente devono esserci per forza. I contro sono quelli che poi sui quali puoi transigere. Credo si dica transigere. Poi c'è il secondo, quindi il secondo è quando non sei, il secondo motivo è che non sei vista, non sei vista, non sei vista bene, quindi le persone non ti vedono perché non ti esponi. Questa cosa succede proprio perché le persone dicono: ma per me non fa, il social non fa per me. E dunque non usi i social, non ti esponi, la tua persona non è vista da nessuna parte, dunque se non è vista la merce, chi la compra? Non la compra nessuno. Lo stesso principio vale negli appuntamenti. Se nessuno sa che esisti, come fanno a pensare di magari volerti avere nella loro vita, volerti approcciare, eccetera? È una cosa che insomma, non si verifica perché non viene nessuno a bussare alla tua porta, a fare knock knock e a dire ok, usciamo, vieni che ti ho vista. No, non ti ha vista, nel senso stai a casa. E poi c'è l'ultima cosa, e non mostri il tuo valore. Questo valore cos'è? Questo il famoso valore, mostra valore, una persona di valore, la persona del valore, col valore, il valore. Ma questo valore è una caratteristica, una tratta tua, un tratto tuo specifico che evidenzia che tu sei una persona che ha, tra virgolette, le idee ben chiare, ben salde all'interno della sua vita. Cioè, se tu a livello di valore sei posizionata, quindi stai messa bene, è ok e quindi va bene perché hai qualcosa da portare sul tavolo all'appuntamento, agli appuntamenti o quando esci con qualcuno. Avere qualcosa to bring, something to bring on the table, qualcosa, dicono gli americani, qualcosa da portare sul tavolo, bring into the table, in modo che ci sia qualcosa che tu presenti, che sei una buona, tra virgolette, una buona opzione, una buona opzione maschile, femminile, quello che sia. Un valore che vuol dire hai una vita centrata nell'inseguimento della tua passione, inseguimento della tua idea di vita ideale, la tua carriera. Quindi c'è del valore se sei una persona acculturata, interessata, con delle passioni. Cerca di trovare, se non sai quali sono, spazia, spara come in uno shotgun, come se fosse una, diciamo, tanti pallini che si allargano per prendere il bersaglio.
espanditi e poi una volta che vedi dove che hai centrato, quindi che c'è, cioè sei stata attirata la tua attenzione in quello che fai nella vita in generale, allora poi è là che ti devi riconcentrare, devi risparare, devi riandare. Quindi se io magari provo 10 attività in 2 mesi, scopro che mi piace andare a cavallo, non lo sapevo, non l'ho mai provato, e incomincio a inseguire la passione del cavallo. Quando vado all'appuntamento ho una passione da portare sul tavolo, ho comunque qualcosa che mi guida all'interno della vita. Intorno alla quale io giro intorno, cioè io per esempio giro intorno alla passione di quello che faccio, dei libri, delle videoconsulenze, di voi che mi seguite, di fare i video, cioè questa è una passione alla quale io giro intorno, che è diventata un'ossessione che mi porta a sembrare, almeno quello agli occhi vostri, poi io personalmente lo so, però meno, ma ritengo di sì, di essere una persona di valore. Quindi questo vi può essere d'aiuto. Vi ricordo sempre di nuovo di essere stati qua. Sì, vi ricordo sempre in descrizione trovate il mio libro, questo qua, lo trovate su Amazon, scrivete il mio nome e cognome su Amazon, lo potete prendere senza problemi. Inoltre vi ringrazio per essere stati qua, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, scrivete Federico Picchianti, mi trovate su tutti i social, qualsiasi social esistente. E ovviamente se avete bisogno di consulenze private, riservate, che c'è una consulenza conoscitiva, vediamo se posso aiutarvi, vai in descrizione al link e compila il format, altrimenti mandami un messaggio via SMS e noi ci risentiamo al prossimo.